Buonasera a tutti e grazie. Grazie alle centinaia di persone che popolano questa piazza stasera e alle 8 persone affacciate alla finestra. 9, 10 con la signora, scendete, 11, scendete con noi, spegnete il digiuno e scendete. E anche grazie alle persone che ci stanno ascoltando con le finestre chiuse, che sono del PD, ancora non si sono disintossicati, ma iniziano, e questo è il primo passo, ad appoggiare le orecchie sulle persiane, ad ascoltare. Questo è un primo passo, sta cambiando tutto. L'altro ieri stavamo facendo benzina sull'Aurelia e un benzinaio mi chiede, non perché insomma alcuni giornali hanno scritto che non ho la patente per attaccare, ce l'ho, c'ho quella B, non ho fatto in tempo a prendere quella U, no? Me la sarei potuta comprare in Albania ma non sono leghista, però i giornali hanno scritto non ha la patente. Allora questo benzinaio mi ha fatto questa domanda: ma è vero quello che scrivono i giornali sulla sua patente? Attenzione, non mi ha chiesto ha o non ha la patente, hai o non hai la patente. Mi ha chiesto, è vero quello che scrivono i giornali? Cioè evidentemente la domanda su fatto che i giornali appunto scrivono il vero o meno inizia a circolare. Questo è un enorme passo in avanti che stiamo facendo, come un passo in avanti immenso che ad agosto riempiamo le piazze, non perché si vota, non sappiamo neanche quando si voterà su questo referendum. La nostra idea è che Renzi lo posticiperà moltissimo perché è in difficoltà e proverà ad ottenere dalla Merkel una mancetta da spendersi nel primo passaggio, ricordate queste parole, nel primo passaggio della legge di stabilità, la vecchia finanziaria, o Camera e Senato, magari per dare qualche quattrino ai pensionati, qualche quattrino, non lo so, ad un'altra categoria. Mancetta che arriva dalla Merkel per giocarsela in campagna elettorale, per cui ha necessità di posticipare, e secondo me non si voterà per il referendum prima del 20 novembre. Poi vedremo, io li conosco questi soggetti perché sono 3 anni che li frequentiamo. Quando vado in Parlamento mia madre mi dice stai attento. Non alzare le mani. E secondo me si comporteranno così. È già una vittoria enorme il fatto che il Movimento 5 Stelle... No, il Movimento... Guardate che oggi queste bandiere, qua stiamo difendendo neanche la Costituzione, la sovranità popolare, poi parleremo di Costituzione. Comunque è una vittoria incredibile che delle persone appunto si riuniscano in una piazza di sera a parlare insieme di politica, a cospirare. Cospirare viene dal latino, significa... viene dal latino cum spirare, respirare insieme. Stiamo in questa piazza questa sera e stiamo respirando insieme. È qualcosa che i politici tradizionali non si immaginano. Oggi a Carrara abbiamo dato un appuntamento, ci si vede a Marina di Carrara. C'erano decine di motociclisti in macchina, abbiamo fatto un tragitto assieme. Sconosciuti che mi chiamano fratello, che mi offrono un caffè, ci offrono un caffè. Dai, il pieno del pomeriggio quanto sarà? 10 euro. Che ci accompagnano. Evidentemente c'è una voglia di comunità, di sovranità, di solidarietà in questo paese che è più forte veramente della corruzione, che prima del portafoglio è mentale di certi personaggi. Io un paio di mesi fa ho avuto quest'idea quando ho capito che Renzi avrebbe occupato militarmente la RAI, la nostra televisione, oltretutto paghi il canone in bolletta, ci hanno messo. Tra l'altro vi hanno messo, onestamente, perché io, sappiate, non ho la televisione e non ho pagato il canone. È una soddisfazione enorme. E vivo benissimo senza il TG1, ve lo assicuro, benissimo. Benissimo. È meraviglioso spegnere la televisione, che tra l'altro televidere significa vedere da lontano. Oggi mi è presa con l'etimologia. Televidere significa vedere da lontano. Ecco, forse è compito di un cittadino informato e sovrano vedere da vicino, perché è da vicino che si nascondono gli imbrogli. Ora, noi che siamo stati accusati di essere antidemocratici, siamo qui, in una piazza stracolma di persone, senza un poliziotto e senza un carabiniere a farci la scorta, perché non c'è bisogno. Voi pensate la Boschi qui in piazza, quanti carabinieri e poliziotti ci sarebbero stati? Ma non a difendere la Boschi dai cittadini, a difendere i cittadini della Boschi, attenzione. La scorta per noi, ma vi state difendendo la Boschi? No, no, stiamo difendendo i cittadini della Boschi, direi.
E questa è l'immagine di un paese normale, un paese dove dei parlamentari camminano a testa alta, ricevono pacche sulle spalle, doni di ogni tipo, mi regalano libri, pomodori, prezzemolo, qualsiasi cosa. Una signora mi ha dato del prezzemolo, signora, sto facendo un tour in moto, può sempre servirmi, ha detto. E infatti succedono delle cose meravigliose, ci offrono, ci invitano a pranzo, andiamo, stiamo... Veramente, io oggi l'ho scritto, mentre questi si mangiano tutto, a noi ci invitano a pranzo a condividere una tavola, a condividere un pasto, un bicchiere di vino, è incredibile! Ecco, in questa piazza gremita vorrei leggervi l'articolo 3 della Costituzione, questo grazie a Dio non l'hanno cambiato, ma perché non possono cambiarlo per adesso. L'articolo 3 della Costituzione 48. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. La seconda parte di questo articolo che vi leggo adesso è meravigliosa. È compito della Repubblica, quindi di tutti noi, perché siamo ognuno parte della Repubblica, rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. È compito della Repubblica rimuovere questi ostacoli. Uno degli ostacoli, evidentemente, è la povertà. È compito della Repubblica rimuovere la povertà. Evidente, perché se una persona è povera, mangia male, si nutre male, studia male e quindi non può essere inserito, non si inserisce adeguatamente all'interno della società. E dobbiamo iniziare a pensare che un'ingiustizia che capita a un'altra persona è un po' come se capitasse ad ognuno di noi. Questa è un po' la mentalità che deve cambiare. Bravo! Ora, onestà! Questo è un articolo della Costituzione 48. È accettabile che un Presidente del Consiglio, Renzi, dica, come ha detto ieri, se dovessero vincere sì ci saranno milioni di euro di risparmi falso e li metteremo a contrasto della povertà, ricattando di fatto addirittura i cittadini che per colpa loro e delle loro scelte vivono in condizioni di povertà? No, perché io sono 3 anni che sto in Parlamento e hanno approvato svariati decreti salva Ilva e mai nessun decreto salva cittadini di Taranto. Non si sono mai occupati del dramma della cementificazione, che questa terra è cementificata fino all'osso, e del dramma per esempio del dissesto idrogeologico in un paese come l'Italia, dove se piove ci scappa il morto. Hanno salvato le banche con i quattrini nostri, però i soldi per contrastare la povertà ci saranno solo se passeranno i sì al referendum costituzionale. Bastardi! Ma è veramente da bastardi questo atteggiamento, lo sono. Vi invito a riflettere su alcune cose. Uno, se avessero degli argomenti validi sui sì al referendum, avrebbero occupato la RAI inserendo renziani più renziani di Renzi e eliminando non quelli che sono contro Renzi, ma che non sono abbastanza a favore di Renzi. Attenzione, Berlusconi, che era quello che era, io giravo con la maglietta, io non ho votato Berlusconi in 10 lingue diverse, quindi figuratevi, non l'ho mai votato, però ho votato il PD una volta e me ne scuso, perdonatemi. Berlusconi cacciò i nemici, Renzi caccia quelli che non sono abbastanza amici. È un è come dire, è uno step successivo che si può permettere un presidente antidemocratico che odia la sovranità popolare, che odia i cittadini informati, che odia il popolo, e se lo può permettere perché proviene dal partito di centrosinistra. I falsi amici sono più pericolosi dei nemici conclamati. Io me ne sono accorto il primo mese, ci chiamavano compagni, noi siamo simili, questi del PD, ci davano pacche sulle spalle e poi privatizzavano di fatto la sanità pubblica, privatizzavano i trasporti, privatizzavano i servizi sociali, regalavano denari alle banche perché sono loro identici alle banche. Avete mai pensato che tra i partiti politici, soprattutto il PD e le banche, non c'è alcuna differenza? Pensateci, qual è la differenza tra il PD e una banca? Il PD, come le banche, gestisce in maniera torbida i nostri soldi, si sono intascati miliardi di euro di quattrini, di rimborsi elettorali, finanziamento pubblico ai partiti, e non si sa che fine abbiano fatto, un po' come le banche che gestiscono in maniera torbida i nostri soldi, poi
falliscono. Come può fallire una banca? Perché danno soldi agli amici degli amici e mai ai giovani che vogliono mettersi in piedi una casa o ad alcuni cittadini che vogliono mettersi in piedi un'impresa. Come le banche, anche il Partito Democratico vende prodotti tossici senza alcun controllo dell'informazione, perché è controllata dal Partito Democratico stesso. Le banche non hanno venduto prodotti tossici prendendo per il culo i cittadini. Compra questa obbligazione, è sicura, i direttori hanno detto comprala, e ci sono tanti, migliaia di italiani che hanno perso tutto, anche persone che hanno perso i soldi che servivano per pagare le cure a figli disabili. Noi abbiamo raccolto queste storie durante negli ultimi mesi, e la stessa cosa non fa il PD quando vende prodotti tossici grazie alla connivenza dell'informazione. Non è un prodotto tossico il Jobs Act, non è un prodotto tossico la buona scuola, non è un prodotto tossico con lo sblocca Italia, non sono prodotti tossici queste riforme costituzionali medi Renzi, Boschi e Verdini. Solo che grazie al sistema di informazione controllato dal governo, perché Renzi è riuscito a fare una legge sulla RAI peggiore di quella Gasparri. La legge Gasparri lottizzava la RAI e la divideva partito in partito. Renzi ha fatto una legge che permette solo al governo, quindi a lui, di nominare i direttori di rete, RAI 1, RAI 2, RAI 3, che poi a loro volta nominano i direttori di telegiornali. Più spazio dai al sì al referendum e più io ti garantisco il posto di lavoro. Per questo l'unico direttore del telegiornale che è stato confermato si chiama Orfeo, Super Mario Orfeo, uno più renziano di Renzi, direttore del TG1, proviene dal Mattino di Napoli, che appartiene a Caltagirone, e è Caltagirone che oggi a Roma sta portando avanti una battaglia informativa, perché questi ormai utilizzano i media, oggi per fare i colpi di Stato. Non è più necessario comprare Kalashnikov o carri armati, grazie a Dio. Basta controllare i giornali e comprarsi qualche direttore delle idee dei giornali. Ma sempre di manovre golpiste, perché distruggono la sovranità popolare e lo fanno in maniera più subdola. Magari attaccando cittadini onesti come i parlamentari del Movimento 5 Stelle che girano la Piazza d'Agosto. Pensate, c'è tutta una battaglia mediatica oggigiorno. Ecco, il direttore del telegiornale del TG1, Orfeo, era direttore del Mattino di Caltagirone. Caltagirone ha interessi in Acea, l'azienda municipalizzata che gestisce l'acqua a Roma. Caltagirone è proprietario del giornale Il Messaggero, che viene comprato a Roma e che attacca ogni giorno il Movimento 5 Stelle. Caltagirone è proprietario di quei terreni dove loro vorrebbero far sorgere la città dell'Olimpionica per le fantomatiche Olimpiadi del 2024 a Roma Tor Vergata. E noi dovremmo fargli organizzare a costoro le Olimpiadi, garantendogli mangiatoie. Da quando il Movimento 5 Stelle è a Roma, la mangiatoia è finita, e per quello si vendicano utilizzando il loro sistema mediatico. Sono medaglie al valore. Tra l'altro Valente si occupa molto anche di Olimpiadi e conosce i dati su quanto le Olimpiadi abbiano fatto perdere denari a tutti i paesi che le hanno organizzate. Lo sapete chi è il presidente del comitato promotore delle Olimpiadi del 2024? Montezemolo, lo stesso che era presidente del comitato organizzatore dei mondiali di calcio d'Italia 90, ve li ricordate? Sappiate che l'ultima rata di debito che abbiamo pagato per i mondiali di calcio d'Italia 90, 26 anni fa, l'abbiamo pagata a gennaio scorso, gennaio 2016. E noi dovremmo far organizzare a questi personaggi le Olimpiadi del 2024? Mai e poi mai. È per quello che si vendicano utilizzando il sistema informativo, attaccandoci ogni giorno. Loro occupano la RAI, noi ci riprendiamo le piazze. Loro prendono l'informazione, noi ci prendiamo la sovranità popolare, e siamo insieme, e siamo una comunità, e siamo solidari e ci supportiamo. Io mai avrei pensato di essere chiamato fratello da un cittadino fuori le istituzioni, perché noi non siamo parlamentari, siamo cittadini dentro le istituzioni che portiamo avanti un lavoro a tempo determinato, un contratto cocco pro a progetto che può essere rinnovato per la seconda volta e poi basta, e poi entrerà qualcun altro. Questa è la logica, una staffetta di diritti e di combattimento per i diritti. Oggi lo portiamo avanti noi e domani ci sarà qualcun altro, e noi saremo lì ad ascoltare il lavoro e il resoconto che altri parlamentari della Repubblica, portavoci del popolo italiano, porteranno avanti all'interno delle istituzioni. Questa è la logica. Ma torniamo al referendum costituzionale. Vi devo leggere questa dichiarazione.
Oggi ci presentate una riforma istituzionale che renderà ancor meno funzionante, efficiente e capace di corrispondere alle esigenze del Paese e alle domande dei cittadini, lo Stato e l'intelaiatura istituzionale. Voi ci presentate una riforma nella quale è previsto un premier onnipotente, che di fatto viene svincolato da qualsiasi capacità e possibilità di bilanciamento nei suoi poteri dal potere del Parlamento. Non è vero che avete reso più snello il procedimento legislativo, al contrario si determinerà una sovrapposizione di competenze che aumenterà conflitto e competizione tra le Camere ed il procedimento legislativo diventerà ancora più complesso e difficile. Questa dichiarazione chi l'ha detta? Qualcuno del 5 Stelle? No. Piero Fassino, deputato di S nel 2005, quando Berlusconi propose una riforma costituzionale pressoché identica a quella che fanno oggi Renzi, Boschi e Verdini. Perché? Perché di fatto segue un piano di rinascita democratica portato avanti da Licio Gelli, il boss della P2. Viene tutto da lì. Allora i piddini dicevano questo, oggi sostengono queste riforme. Noi dobbiamo capire, uno, come è possibile che siano passate in Parlamento? Due, chi le ha fatte? Tre, cosa dicono? È inutile che parliamo di Renzi, c'è gente che parlerà, che voterà contro Renzi, lo farà perché ormai questo è così arrogante che è finito nel giro veramente di un anno e mezzo sui coglioni a tutti gli italiani. Non so come ci sia riuscito, sta sui coglioni a tutti. Quindi è inutile nominarlo, anche perché è un prestanome di poteri più forti, di interessi finanziari, della JP Morgan, della BCE. È uno che vale poco. Ora che è in difficoltà, alza il tiro, ricatta i cittadini. O vincono i sì o non ti do i soldi a contrasto della povertà, veramente da cialtrone. Ma verrà sostituito in 448 come hanno sostituito Monti con Letta e poi Letta con Renzi, perché esiste un potere molto più ampio della finanza internazionale, delle banche d'affari, portato avanti da banche come la JP Morgan, che sono anni che dice intervenite sulle costituzioni dei paesi del sud Europa perché sono troppo sociali, occorre togliere alcuni diritti perché i mercati devono avere più diritti delle persone, le merci devono contare più degli esseri umani, costoro sono chiusi mentalmente, pensano solo ai soldi, non sanno quello che possa significare una piazza piena, girare in motorino l'Italia, avere questa condivisione e questa partecipazione. Costoro sono così poveri che gli sono rimasti soltanto i soldi. Chi porta avanti le riforme costituzionali? Renzi, lo conosciamo. La Boschi è quella che veramente senza neanche, veramente in modo indegno, neanche risponde ai truffati dal salvabanche, persone che hanno perso tutto. Altro padre costituente è Napolitano, purtroppo ancora lui. Fermi, non dite queste parole, fatemele dire a me che ho l'immunità parlamentare. Non le dite, sennò vi querelano tutti. Napolitano, io do questa informazione a tutti quanti, eletto per due volte Presidente della Repubblica, mai successo nella storia, rieletto solo per proporre un governo dei larghi inciuci e contrastare l'unica forza politica che rappresenta una novità e una speranza per l'Italia, il Movimento 5 Stelle. Napolitano venne eletto per la prima volta alla Camera dei Deputati nel 1953, era l'anno della morte di Stalin, sono 63 anni che lo paghiamo, ci è costato oltre 18 milioni di euro e ancora non ha imparato a rispettare il popolo italiano. Napolitano era presidente della Camera quando la finanza chiese di entrare e sequestrare i bilanci dei partiti nel 1993, in epoca di Tangentopoli, lui disse no, in questa Camera c'è l'autodichia, una Camera esterna alla Repubblica Italiana e qui voi non potete entrare. Napolitano era ministro degli interni quando vennero secretate le confessioni del camorrista Carmine Schiavone, che disse già nel 97 dove la camorra, complice la politica, aveva nascosto i rifiuti tossici nella Terra dei Fuochi. Terra dei Fuochi, Lia in Campania, ma ce ne sono tante altre, che rappresenta bombe atomiche ad ogni respiro dei cittadini. Questo è Napolitano. Napolitano è colui che ha votato tutte, firmato tutte le schifezze berlusconiane senza mai rimandarle alle Camere, pur avendone la possibilità, perché un Presidente della Repubblica può rimandare delle leggi alle Camere, perché può dire guardate che
sono incostituzionali, non lo fece, eppure alcune leggi come il legittimo impedimento e come il lodo Alfano, ovvero una sorta di sanatoria sui processi per le alte cariche dello Stato, vennero successivamente bocciate dalla Corte Costituzionale, però Napolitano non le rimandò indietro. Altro padre di queste riforme costituzionali è un tal Verdini, il TG1, se c'è qualche persona qui che sta qui davanti alla TV non ve le racconta queste cose. Ma Verdini, padre di queste riforme costituzionali, colui che le ha scritte, lo ha detto e non è mai stato smentito dal PD, è un uomo che ha più processi che elettori, ha 5 procedimenti penali, è stato già condannato in primo grado per corruzione ed è mischiato in un processo gravissimo che riguarda un'associazione segreta eversiva denominata P3, dopo la P2 c'è la P3, che secondo la procura è volta a condizionare i poteri costituzionali del paese. Ecco, colui mischiato in un'associazione segreta eversiva volta a condizionare i poteri costituzionali è diventato, grazie a Renzi, padre delle riforme costituzionali. E sapete chi è mischiato anche in questo processo? Un tal Flavio Carboni, massone, condannato ad 8 anni e mezzo per il crack del Banco Ambrosiano, quello per cui venne suicidato Roberto Calvi, il banchiere di Dio, trovato appeso al ponte dei Frati Neri, se non sbaglio, di Londra. Flavio Carboni, che venne incontrato nel 2014 con la Boschi già ministro, dal papà della Boschi a 300 metri dall'ufficio della Boschi, per chiedergli consigli, papà Boschi a Flavio Carboni, su Banca Etruria. Se io dicessi delle bugie verrei immediatamente querelato. Non mi querelano su questo perché sto dicendo la verità. Questa è la cricca che governa, ecco. Sappia questa cricca che esiste un popolo informato che non abbassa la testa, che non si beve le palle del TG e che prima di credere ad un articolo pubblicato dai giornali verifica chi c'è nel consiglio d'amministrazione dei giornali che pubblicano quegli articoli. Questo siamo tutti noi e abbiamo un potere immenso se siamo assieme. Se facciamo comunità, se siamo solidali, se ci aiutiamo, se vediamo che c'è un fratello in difficoltà e gli diamo una mano anche psicologica, perché questo è un mondo, un'Italia ingiusta, dove veramente ci sono dei relitti che soffrono, persone che soffrono, non si rendono conto che è possibile veramente un'altra vita, sono abbandonati dallo Stato e dobbiamo fare noi lo Stato siamo noi. Non sono più le istituzioni fino a che sono occupate da questi personaggi. Dobbiamo essere solidali, ascoltarci, darci pacche sulle spalle, essere comunità. Io non ho mai avuto il piacere, io sono in questo momento io sono felice perché sto unendo le mie più due grandi passioni: poter viaggiare in un paese meraviglioso come l'Italia, oggi abbiamo fatto l'Aurelia, abbiamo fatto dei passi lì sopra stupendi, e poter stare in piazza e combattere per le idee in cui credo. Io vi ringrazio perché grazie a questo io mi sento bene, mi sto realizzando come essere umano. A me non interessa la carriera politica, mi interessa la carriera come essere umano, e grazie a voi sto aumentando le possibilità di migliorare come essere umano. E sono felice, condivido con voi questa felicità. È come quando unisci viaggio a idee, a difesa della Costituzione, a diritti. È come se si creasse una miscela esplosiva che ogni mattina mi permette di avere energie, di parlare con tutti, di abbracciare chiunque. Poi io tocco chiunque. Mi fa stare bene questo. Mi fa stare bene. È incredibile quello che sta succedendo. E vi chiedo di far parte di questo meccanismo, di questo movimento, al di là del voto che non me ne frega niente, di far parte perché il movimento, questa diciamo aggregazione, forse ti fa perdere qualche amico, qualcuno che non ha il coraggio di prendere posizione, perché prendere posizione non è facile. Perderai qualche amico, ma ne troverai di nuovi, e forse quelli che troverai sono migliori di quelli che hai perso. Pensate a questa piazza e a quello che può cambiare, interessarsi alla politica in ognuno di noi. Ma torniamo alle riforme costituzionali. Io ho chiesto prima ad una professoressa di salire sul palco. Dove sta? Professoressa? C'era? C'è un insegnante? Ah, ma lei, venga signora. Allora, in Africa si dice che in acque torbide si pesca meglio. Più c'è confusione e più qualche delinquente riesce a approfittarsi, per quello vengono portate avanti molte guerre, perché se c'è una guerra c'è confusione e c'è sempre qualcuno che si arricchisce grazie alla guerra. Ecco, se c'è confusione qualche mariuolo pesca meglio.
Chi scrive male pensa anche male. La Costituzione dovrebbe essere comprensibile da parte di tutti perché rappresenta le fondamenta sulle quali è costruita una Repubblica. Ora io vi dirò, vi leggerò l'articolo 70 della Costituzione attualmente in vigore, quella del 48, e poi la professoressa vi leggerà soltanto la metà, la prima metà dell'articolo 70 scritto da Renzi, Boschi e Verdini. Se ci capite qualcosa, votate sì. Se non lo capite, e tra l'altro è un articolo fondamentale perché serve a spiegare come verranno fatte in futuro le leggi, e sappiate che il problema in Italia non è che ci sono poche leggi, che ci sono troppe leggi di merda. Questo è il problema. Perché in questo paese le leggi sull'edilizia le hanno fatte i cementificatori, le leggi anticorruzione le hanno fatte i corrotti, le leggi sulla sanità le hanno fatte gli esponenti della sanità privata, le leggi sulla trasparenza bancaria le hanno fatte i banchieri che finanziano i partiti politici, anche la Leopolda attraverso delle donazioni come è successo con Banca Etruria. Ora, ad oggi esiste in Parlamento un bicameralismo perfetto, dicono parole senza spiegarlo, significa bicameralismo, due camere perfette, cioè una uguale all'altra, anche se ci sono un tot di senatori da una parte e deputati dall'altra, due camere, che entrambe votano le leggi. Se una legge passa identica, Camera e Senato, diventa legge dello Stato. Qualcuno potrebbe dire, ma è un lavoro, uno spreco di tempo? Ni. Se ci fosse un'informazione libera in questo paese, per me si potrebbe eliminare una Camera, a patto che quella che resta sia del tutto elettiva, cioè che i cittadini possano esprimere una preferenza e di fatto eleggere i parlamentari, non lasciarli nominare ai partiti. Fatto sta che va bene, andrebbe anche bene una sola Camera se vi fosse un'informazione libera, dato che non c'è, alle volte due Camere permette nel passaggio di una legge tra Camera e Senato sul Parlamento e far ritirare nel periodo di passaggio di una legge tra Camera e Senato una legge portata oppure migliorarla. Questa era la logica dei padri costituenti. E sappiate che la storia che si votano le leggi troppo lentamente è una cazzata colossale. Coloro che oggi dicono che i processi legislativi sono lenti, cioè l'approvazione delle leggi è lenta, sono gli stessi che si sono garantiti 41 giorni di ferie ad agosto, ed è immorale questo. E sappiate che la Camera dei Deputati, dove noi siamo dentro, negli ultimi mesi ha lavorato dal martedì pomeriggio dalle 14 alle 20 fino al mercoledì sera alle 20 e poi basta, un giorno e mezzo a settimana. Allora forse per velocizzare i termini di approvazione delle leggi non serve modificare 50 articoli della Costituzione, servirebbe far lavorare i parlamentari dipendenti del popolo italiano dal lunedì al venerdì e dargli delle ferie normali, non 41 giorni di ferie, basterebbe solo questo. L'articolo 70 della Costituzione attualmente in vigore dice: la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Punto. Significa che tutte le leggi devono passare allo stesso modo Camera e Senato. Comprensibile. In totale sono 9 parole, l'articolo 70, e nessuna virgola. Oggi la nostra insegnante, Donatella, ci leggerà la prima parte, anzi un terzo, del nuovo articolo 70 scritto da Renzi, Boschi e Verdini con la supervisione di Napolitano. Vabbè, se posso permettermi una premessa, sì. L'aggettivo buona nei confronti della scuola mi sembra bizzarro. Comunque, allo stato attuale soprattutto. Va bene, allora la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di iscrizione della Costituzione e le altre leggi costituzionali e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei comuni e delle città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni, per la legge che stabilisce
le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione, all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea per quello che determina il grande rifiuto. E la supercazzola con scappellamento destra, vabbè. Va bene. Comunque, ero arrivata ai casi di ineleggibilità e di compatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui all'articolo 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, che palle! Primo comma e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuno con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da legge approvata norma del presente comma. Me l'hai fatta sporca. Ha letto solo un terzo e con un'unica parola. Vaffanculo! Chi scrive così pensa male e vuole creare un caos legislativo che ci sarà tra Camera e Senato, perché ci saranno 10, 12 modi diversi di approvazione delle leggi, creando confusione, caos, paralisi e in acque torbide che si pesca meglio. Io vi chiedo questa cosa, io ho scelto con i miei colleghi un tour in moto. Ognuno di voi può fare qualcosa, può invitare degli amici a bere un caffè a casa, li invita a mangiare uno spaghettino. Che fate qua? Le trofie, pesto e fagiolini. Inventate qualcosa, avvicinate le persone, coinvolgetele, magari gli scettici, i piddini, i democristiani che ancora ci sono, non spariscono mai. Fategli leggere questo articolo e chiedetegli, hai capito? Magari vi risponderà con la migliore parola che oggi possiamo utilizzare. No. E se venissimo accusati di dire sempre no a tutto, no TAV, no terzo valico, no a questa riforma costituzionale, vi dicono ma voi dite sempre no, rispondete no. Noi abbiamo trovato questo metodo, io sto soltanto quest'estate unendo il dovere con il piacere. Il dovere è quello di farsi almeno una volta la vita tutta l'Italia in motorino e scoprire delle bellezze incredibili. Il piacere è riempire le piazze, stare assieme e cospirare insieme a voi. Ma vi rendete conto che stasera è un'ora che parliamo di diritti, di Costituzione, che leggiamo gli articoli, che facciamo controinformazione e che, ripeto, non c'è nessun poliziotto a doverci salvaguardare, perché se fai il tuo dovere cammini a testa alta, ci sono solo due giudici della municipale che ringrazio. Concludo con due cose. Uno, il meccanismo perverso del renzismo è la politica dei bonus. Sventurato è un paese che ha bisogno di bonus e che baratta bonus con diritti. Sventurato. Sto raccontando una storiella, la storiella della rana bollita, è sintomatica. Immaginate di avere una rana e una pentola di acqua che sta bollendo. Prendete questa rana, evviva la rana, ce la schiaffate dentro. La rana sente l'acqua che sta bollendo, da un colpo di zampa si salva la vita, perché l'acqua bolle. Prendete la stessa rana e mettetela in una pentola di acqua fredda. Prendete questa pentola e mettetela sul fuoco, fuoco lento. Lentamente sale la temperatura, all'inizio la rana sta anche bene, come con un bonus, come con 80 euro. Belli sono gli 80 euro. Poi non si rende conto che poco a poco la temperatura aumenta e finisce bollita senza rendersene conto che, fermandosi, rimanendo lei stessa in quella pentola, sta andando incontro alla propria morte. È quello che è successo negli ultimi 30 anni, ci hanno tolto diritti, però sapevano che se ce l'avessero tolti tutti assieme ci saremmo incazzati, organizzati, avremmo cospirato, se ci saremmo indignati, per cui ci hanno tolto diritti e poi ogni tanto ci hanno dato un bonus. Ci hanno tolto il diritto alla salute perché si aspetta un anno e mezzo per una TAC, però ci danno il diritto magari ad una cura gratuita una volta all'anno la giornata su una determinata patologia. Ci tolgono il diritto allo studio perché è sempre più difficile laurearsi per le tasse universitarie vergognosamente alte, però danno il bonus studente.
rendono frustrati gli insegnanti con questa riforma che aveva detto bene la professoressa, non si deve chiamare buona scuola ma scuola di merda, però contestualmente danno il bonus insegnanti, tolgono il diritto al lavoro distruggendo l'articolo 18, però ci danno il Jobs Act, che sono sempre tra l'altro gli incentivi pagati con i nostri soldi, e se tu vai con un contratto a tutele crescenti del Jobs Act in banca a chiedere un mutuo non te lo danno mica. Vi dite, ci tolgono diritti e ci danno i bonus. Noi dobbiamo stare in piedi, orgogliosi, a rivendicare i diritti e mai più inginocchiati a ringraziarvi per i bonus che sono sempre soldi nostri. Dobbiamo avere orgoglio. E dobbiamo pure capire, lo dico anche alle persone più lontane, che abbiamo una possibilità oggi, che non possiamo lasciarci sfuggire, perché magari certi treni non ripassano, perché nella storia anche di questa Repubblica tanti treni abbiamo perso anche la possibilità di fare delle vere rivoluzioni, rivoluzioni non violente e democratiche come quella di stasera, cittadini che ci ascoltano dalle finestre e cittadini che restano in piazza. Manzoni scrisse una poesia che, con la quale vorrei congedarmi stasera, si chiama Marzo 1821 e parla di coloro che magari non l'hanno vista, non si sono appassionati a quella lotta di liberazione alla quale dobbiamo partecipare oggi, non l'hanno vista sventolare la santa vittrice bandiera perdendo un'occasione enorme, un'occasione che noi tutti non abbiamo perso stasera. E questa poesia recita così: o giornate del nostro riscatto, o dolente per sempre colui che da lunge, dal labbro d'altrui, come un uomo straniero le udrà, che ai suoi figli, narrandoli un giorno, dovrà dir sospirando: io non c'era, che la santa vittrice bandiera salutata quel dì non avrà. Oggi tutti noi possiamo dire di esserci stati e di volerla vedere sventolare quella bandiera. Cerchiamo soltanto di coinvolgere altre persone, di essere di più, di continuare su questa strada che è una strada che ti cambia la vita. Per cui vi ringrazio e vi dico andate e moltiplicatevi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Viva l'Italia, viva la Repubblica, viva la Costituzione, che si può anche migliorare in alcuni aspetti dando più potere ai cittadini, ma lo deve fare un Parlamento legittimo, non questi quattro cialtroni non votati da nessuno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo in diretta, quante persone? 6.000. Ci sono 6.000 persone in diretta qui che ci sentono senza l'intermediazione del TG1. Non abbiamo bisogno delle vostre televisioni, riempiamo la piazza anche senza di voi. Viva l'Italia! Grazie a tutti.